Buonasera a tutti, benvenuti nuovamente alla 14ª edizione del contest internazionale di Roma Photo Awards. Questa sera qui a Museo della Portella, grazie alla collaborazione con il Comune di Trieste, premieremo i migliori autori del contest internazionale per tutte le categorie di competenza. Prima di tutto, naturalmente, dobbiamo ringraziare i partner che ci aiutano, ci consentono di realizzare questo contest, partendo naturalmente dal Comune di Trieste, che ci mette a disposizione questo importante spazio, oltre ad altre sedi istitutive dove vengono allestite delle mostre legate al contest urban, poi i grafici, il Centro di Ricerca e Creazione della Fotografia, Matrix for Design, Fondazione Pietro Quintini, Museo del Territorio Parentino, nello specifico perché è legata a delle sezioni particolari di Urba, Unicusano, Photographers.it, ovviamente Technical Partner come i più, li vedete qui, ma naturalmente i più importanti quest'anno abbiamo Fujifilm, che mette a disposizione dei premi per i vincitori, Videndum, Comanfrotto e Stroppa per le strap. Naturalmente poi abbiamo dei partner importanti, media come Quarto Oscuro, Arch Daily, il fotografo OpenEye, Better Photography e Tagre invece per il Press Award. E infine altri partners ovviamente che potete leggere qui che ci sostengono nella promozione e diffusione del contest. Eccoci dunque qui alla cerimonia di premiazione, che ovviamente è il momento clou di un percorso iniziato a marzo. Come sapete, il contest rimane, diciamo, viene lanciato all'inizio di marzo fino alla, più o meno alla fine di giugno, e poi dalla metà di luglio fino naturalmente a metà settembre si svolgono tutte le fasi di selezione che poi appunto ci portano qui. Come, sì, come molti di voi sanno, senz'altro. Un'altra cosa che sapete è che Urban ha sempre una giuria di altissimo livello e di anno in anno cerchiamo di coinvolgere alcuni di loro proprio per averli qui ospiti al festival, per eventi, incontri, per dare l'occasione a tutti voi di incontrarli. Quest'anno abbiamo Alex So, che sarà in diretta streaming, Jerome Sissini e Kadir Maluise, che sono già presenti, e abbiamo il piacere di ospitare la Talega, che è naturalmente in giuria di Urban. Dunque, la cerimonia di premiazione del contest inizia sempre dai premi speciali, e quindi direi di partire subito dal vincitore del premio mostra al Museo del Territorio di Parenzo. Questo è un premio che è appunto condiviso con il Museo del Territorio Parentino. Il progetto è stato selezionato direttamente dalla direttrice Elena Uliancic, che purtroppo non può essere qui con noi questa sera, ed è risultato vincitore Francesco Aglieri Rinella, che invitiamo gentilmente qui a ritirare nuovamente una medaglia. Francesco ci conosce già questo palco, perché l'anno scorso è stato uno dei finalisti di Trieste Fotoia. Parole, sì, dovute. Allora, intanto ringrazio l'organizzazione di Trieste Photo Days, che ha dato la possibilità di esibire il mio lavoro al museo di Parenzo, quindi grazie anche alla direttrice del museo, che ha selezionato il mio lavoro, che è West Safari, un progetto ambientato negli Stati Uniti d'America, sulla documentazione dell'American Decadence, questa decadenza americana che conosciamo dai film, ma che poco conoscono le persone sul campo oggi, nel 2023. Quindi sono contento di aver vinto il premio e quindi di essere stato riconosciuto a livello internazionale con questo mio lavoro. Quindi grazie. Grazie, grazie Francesco, e in bocca al lupo.
incontreremo Francesco più nel dettaglio domenica pomeriggio in sala Xenia. Proseguiamo ora con un altro premio speciale ed è il premio Musei Civici di Trieste. Una collaborazione che prosegue ormai da diversi anni, fruttuosa, e inviterei naturalmente subito la dottoressa Colecchia con noi sul palco, perché la dottoressa Colecchia, responsabile della fototeca del Comune di Trieste, e la dottoressa Michela Messina, invece responsabile del Museo Sartorio, selezionano ogni anno 4 progetti che dialogano con il museo casa, appunto, del Barone Volterra. Ecco, quindi a questo punto le lascio l'onore di proseguire. Sì, sono ormai 6 anni che collaboriamo con Trieste Photo Days, e questo premio, insieme alla collaborazione che di cui abbiamo parlato questa mattina, dedicata alla contaminazione tra la fotografia storica e la fotografia contemporanea al Museo d'Arte Orientale, è per noi ugualmente un grande stimolo. Nella villa settecentesca Sartorio abbiamo l'opportunità di inserire alcune fotografie contemporanee. La nostra scelta è sempre difficile, perché i portfolio sono sempre molto interessanti, ma quello che cerchiamo, al di là della qualità delle immagini, è anche una contaminazione che abbia un senso in quel contesto. Quest'anno abbiamo, senza sapere, scelto un fotografo che avevamo già incontrato nel nostro cammino, in particolare presso il Museo d'Arte Orientale, che è per l'appunto il Alan Schroeder, e che purtroppo so che oggi non c'è, che ha messo in luce un gioco antichissimo, sconosciuto, immagine in più, che è il gioco di Nello, uno sport georgiano che viene praticato esclusivamente nella notte di Pasqua, dopo la celebrazione della messa, e che vede gli abitanti del villaggio fronteggiarsi in 2 squadre per conquistare una palla piena di sabbia e di vino benedetto. E è una, nel contesto così immobile, statico, fermo della villa settecentesca Sartorio, questo groviglio di polvere e di uomini ci è sembrato di un dinamismo estremamente interessante da proporre proprio per contrasto. Al contempo, ugualmente sempre in un gioco di contrasti e di rimandi, abbiamo selezionato il lavoro di Andrea Bettaccini, che spero che ci sia. Bene. Ecco, la scelta è stata perché qui entra la concezione del tempo, ancora una volta, che è stata un po' la protagonista di questa nostra selezione, in una fruizione. In questo caso, perché di solito le immagini hanno, come voi ben sapete, una fruizione immediata e una fruizione mediata nel tempo e dal tempo. E qui con il tempo, cioè, molto piaciuto questo gioco di fantasmi della memoria, che magari l'autore vorrà descrivere più compiutamente. Beh, intanto ringrazio giustamente per l'espressione, per essere qui. Queste immagini sono parte di un progetto che ho realizzato in una vecchia colonia degli anni 30 del regime fascista, realizzata durante il periodo del ventennio fascista. E la cosa particolare è che questa colonia è stata progettata da un architetto ebreo, di cui poi si è nascosta la memoria, che poi è fuggito dopo che sono state
introdotte le leggi razziali nel 38. Ho scattato in un giorno di nebbia per cancellare il paesaggio che era circostante, non doveva vedersi, perché originariamente la colonia era isolata, e poi semplicemente ho aggiunto delle immagini prese da degli archivi, fotografici. Alcune di queste immagini sono state scattate nella stessa colonia che vedete, è una colonia per bambini che devono essere recintati, devono diventare operai, soldati. Utili al regime, grande sintesi. Grazie. Sempre partendo dal concetto del tempo, abbiamo selezionato l'eleganti still life del fotografo Giovanni Sacco. Ecco, devo dire che queste fotografie sono perfettamente calzanti in un museo come il Museo Sartorio, e anche perché sono una riflessione sulla fugacità della vita e al contempo, così come lo è la villa, evidenziano la bellezza nel decadimento che noi conosciamo nei nostri musei per evidenti necessità. A lei la parola. Sì, esattamente. Grazie. Questo è uno dei temi principali, la morte, da un punto di vista consolatorio del fatto che la morte può anche essere, da un punto di vista estetico, bella. Quindi questi sono fiori che in realtà non è tanto una natura morta, è proprio un post-post-mortem, nel senso che sono fiori secchi, marci, eccetera, eccetera. Eppure, dal mio punto di vista, sono molto interessanti e molto belli. Il tema della morte è un tema che affronto anche nelle fabbriche abbandonate, eccetera. Quello che adesso è diventato di moda come Urbex, ho pubblicato recentemente un libro da Kerer su la bellezza del decadimento di queste fabbriche che erano una volta piene di vita e che adesso sono praticamente ridotte a macerie, spesso obliterate del tutto. Complimenti. Grazie. L'ultimo lavoro è quello nelle immagini catturate da Martina Lagresta, che presenta questi volti segnati dalle rughe profonde, dalle mani nodose. È qui con noi? Bene. È intitolato questo lavoro Tempra, e quindi io ritengo che sia giusto che sia Martina a raccontarci l'esito del suo lavoro. Ringrazio gli organizzatori del concorso di giuria per aver premiato il mio lavoro. È una grande soddisfazione per me che questo progetto, grazie ai riconoscimenti che sta ottenendo, sia conosciuto, perché parla di una storia veramente semplice. L'uomo che vedete fotografato si chiama Carlo Galgani e è praticamente l'ultimo di una grande dinastia di ferrai, che ancora lavora in una ferriera che va ad Acqua nella provincia di Garfagnana, nella vicino Piallucese. Io non volevo però tanto parlare di lui quanto del lavoro e dell'uomo, cioè di quanto il lavoro, occupando gran parte della nostra vita, in un certo senso ci tempra. E da qui anche il nome del progetto, visto che la tempra è un passaggio proprio insomma, che fa il fabbro per forgiare
gli oggetti, gli utensili, ma è anche qualcosa che riguarda il carattere umano. E quindi una cosa poi importante per me è stata, ecco, anche l'esperienza in sé. Questo lavoro rappresenta anche che cos'è per me la fotografia, e una parte fondamentale per me è l'esperienza che si ha proprio facendo il reportage, quindi per me è stata un'esperienza arricchente e toccante. Ecco. Complimenti. Concludo solo nel ringraziare gli organizzatori del festival, perché in un tempo così difficile, dove attorno a noi abbiamo la guerra, l'invasione della Gesta del Crocodile nei nostri palazzi, nei nostri musei, è invece un toccasana sicuramente per l'anima, per gli occhi, per tutti noi. Grazie. Bene, proseguiamo con l'ultimo dei premi speciali. Come sapete, da 4 anni abbiamo questa partnership con Matrix for Design per il premio New Buildings, che da quest'anno si chiama Icons of Architecture. È un premio dedicato alla fotografia di edifici contemporanei che in qualche modo si sono caratteristici e anche noti e colti però appunto per questo sguardo originale del fotografo. E il vincitore del premio, scusatemi, ecco, questi sono questa è tra l'altro la lista dei selezionati, gli autori selezionati che sono stati esposti in mostra a Milano durante il Photo Festival, sempre grazie a questo progetto. Quindi abbiamo Claudio Alberti, David Boam, Dorota Yamadag, Ingrid Ghilen, Maria Cristina Pasotti, Maria Grazia Castiglione, Martin Wacker, Simone Cioci, Vincent Bellin e Well e la Lamami, mi perdonerà se ho pronunciato un po' in maniera strana. Queste appunto sono state le 12 fotografie finaliste che poi, grazie alla collaborazione con Matrix for Design, sono portate in mostra sempre all'interno di eventi importanti realizzati a Milano come il Fuorisalone o il Photo Festival. E il vincitore di questa prima edizione di Icons of Architecture, ma più longeva, con Matrix for Design è Martin Wacker. Vorrei leggere la motivazione da parte di Andrea Boni, fondatore di Matrix for Design, il quale dice: abbiamo scelto di premiare lo scatto che più di altri ci ha disorientato, mettendo alla prova la nostra capacità di individuare e capire prospettive, orientamenti e angoli di luce. L'autore ha radicalmente reinterpretato il punto di vista sull'edificio, spegnendo i colori che oggi lo identificano e riportandolo alle sue originali tonalità di chiaro e scuro. Ladies and gentlemen, dear fellow photographers, I'm feeling incredibly honored that my photo Be a Pencil got chosen for the Icons of Architecture Award. It's a privilege to be recognized among such talented photographers who capture the essence of our urban environments with their lenses. As photographers, we have the power to illuminate the beauty in the ordinary, to shed light on the unnoticed, and to inspire change through our lenses. I would like to thank the esteemed jury of the Urban Photo Awards, Matrix for Design, and the founder Andrea Boni, who dedicated their time and expertise to review the submissions and select the winning entries.
I'm sorry that I can't be with you today. Thank you so much and have a great time. Goodbye. Eccoci dunque terminati i premi speciali. Proseguiamo con la premiazione del Urban Book Award selezionato da Kadir Van Luijten. I finalisti di Urban Book Award sono stati Antonino Pellicano, Federico Campanale e Raphael Fabres. Vince l'Urban Book Award 2023 Raphael Fabres con Cafunè. I think it was difficult because I saw a lot of good work actually, but clearly Raphael stood out because of his extensive work in Rio, in Brazil. I think he shot it during the Bolsonaro presidency, a bit earlier. But working myself, I've worked in Rio. Incredibly difficult. I mean, you really need the trust of people to be able to enter in their homes or in their vicinity. So, I think it showed your dedication to pull this off. And it was, you know, there's also hope in the project. It's not just the cliche of Brazil we often see. So there's hope for a future and. Really, you deserved it. Oh, you got it already. Photojournalistic story and end up being a chunk of my life of like 5 years and end up being like a love-hate letter to a really schizophrenic city like Rio de Janeiro, which holds a dear part in my heart. And I just realized that it's 10 years since I started this project, since I took the first picture of this project. So what a better way to celebrate this. I really appreciate this award and thank you, obrigado, and grazie mille. Proseguiamo ora con la premiazione dei progetti e portfolio con noi Jérôme Cecini. Gli autori selezionati sono Andrew Borowiec, Anna Biré, Sam Ferris e Tomas Libosca.
E il premio Progetti e Portfolio di Urban 2024, scusate, 2023, va Andrew Borowiec. Mi è piaciuto prima il soggetto, in America, che tratta delle zone post-industriali. Personalmente è un soggetto che mi interessa. Poi mi è colpito l'approccio molto sobrio del fotografo, che si accontenta di documentare senza cercare effetti di seduzione. Si vede sempre di più lavori che il formale è più importante del soggetto, invece lui rimane nella tradizione, credo, penso, della fotografia documentale, per questo mi è piaciuto. My name is Andrew Borowiec. I'm an American photographer living in Akron, Ohio, and in New York City. I'm amazed and overwhelmed to be the winner of the Projects and Portfolio Award. I've photographed America's Rust Belt for over 40 years. This project is basically my life's work, so it's deeply gratifying to me to receive this kind of recognition. I'm immensely grateful to the organizers of Urban Photo Awards 2023, and especially to Jérôme Cecini for choosing me for this great honor. Thank you so much. La classifica finale, quindi, e invito naturalmente i fotografi, se sono presenti, a raggiungerci qui. Remarkable Reward, Anna Biret, Honorable Mention, Sam Ferris e Tomas Livoska, e naturalmente il vincitore, Andrew Borowiec. Grazie. Proseguiamo ora con la premiazione della prima edizione di Urban Press Award. Grazie alla collaborazione con alcune testate di magazine internazionali, ovviamente del settore, abbiamo creato questa collaborazione con Archdaily, Il Fotografo, Tag Re, Quarto Scuro e OpenEye, ovviamente rispettivi rispetto ai nomi. Inviterei a questo proposito Giovanni Pelloso, capo redattore del Fotografo, per premiare e dirci due parole su il primo premio. Nel frattempo, il primo premio che va a Christophe Bernaschi, che sappiamo che è qui con noi. Grazie mille, sempre bello essere qui e magnificamente anche con questo nostro nuovo amico fotografo polacco che ha vinto questa sezione. La giuria si è espresso in maniera unanime, convinta del lavoro, ed è un lavoro, come si diceva questa mattina, forse alcuni di voi erano presenti all'incontro, è stato un bel incontro questa mattina in un'altra sede qui vicina, molto bella. È un lavoro che ha affascinato la giuria perché rimane un lavoro in sospensione, cioè è sì uno street photographer, ma è in quel tra, cioè in quella dimensione dove non è la cruda realtà ad esprimersi, ma non è neanche così un luogo di immaginazione o di
di proiezione di un proprio immaginario. E questo, questa sua capacità di rimanere a cavallo tra i due mondi è di grande poesia anche in questo momento. Grazie mille, grazie ancora. Just to be very short, I just want to say a big thank you to the jury of the press award, and I did see all the other projects and portfolios also submitted into this category, and if you gave the award to anybody, any other projects, they would be just as well deserved. They were, I loved all of them. And what can I say? My work always focuses on people and their surroundings, so it's always sort of an investigation of how people interact with their urban surroundings. And I'm happy that you appreciated this night journey through Paris and, you know, getting appreciated and getting your work appreciated is always the best motivator to create more work, so thank you. Bene, eccoci dunque al momento delle fotografie singole. Presidente di giuria per questa sezione, Alex Hoth. Iniziamo con la categoria creative. Ecco la short list e naturalmente inviterei i presenti a raggiungerci sul palco. Ali Zolgadri, André Botto, Ardianto Budiman, Joseph Dani, Valentina Dalia, Vincenzo Migliorati. Nessuno dei finalisti è presente, per cui proclamiamo comunque il vincitore, che è André Botto. Quindi questa è la classifica finale, Remarkable Rewards, Joseph Dani. Sorry, I not speak English. Thanks, jury. Is my work. Proseguiamo ora sempre nella sezione foto singole con il tema Spaces.
Questa è la short list e invito sul palco Alex Polli. Angelo Manetti, Erminio Vanzan, Graziano Panfili o Panfili. Anna Tairli, Oscar Rialubin, Well e la Mamì. Tanguan, e il primo premio va a Graziano. Grazie a tutti, è veramente una bella sorpresa, soprattutto perché Alex Sotto è per me uno dei fotografi più interessanti in questo momento e sono un po' così basito da questa premiazione. Intanto ringrazio il festival. Questa foto fa parte di un progetto che porto avanti da circa 10 anni sull'Italia, sul paesaggio italiano, e dove cerco di pormi sempre un passo indietro rispetto al soggetto che incontro. Uso un metodo mio, personale, che è quello di diventare in questo caso il cartello che vedete, cioè cerco di essere il soggetto che fotografo. Mentalmente faccio questo percorso di un metodo Stanislavski applicato alla fotografia. Mi immergo nella situazione e faccio sempre un passo indietro e poi scatto. Tutto qua. Continuiamo ora con la terza sezione dedicata alle fotografie singole, al tema People. Invito quindi sul palco Daniela Calò. Diana Sosnowska, Fred Borghesi,
Marcel van Balken. Maxim Korochenko. Natalia Savrunova. Patrizia Calì. Piotr Kaminski. Roberta Vagliani. Salvatore Montemagno. Shemut Bayan. Natalia Savrunova. Natalia Savrunova, vincitrice. Ritorno sull'immagine vincitrice. Check your name. So Natalia, do you want to say some words? Yes, it's a pleasure. Bonsoir, hello. I'm very happy to receive this prize. Thank you very much to Alexo. He's one of my favorite photographers, and I'm very touched to be selected by him, especially at the selection of people, because people are mostly the most important subject of my stories. I'm a documentary photographer, and I like to tell stories about daily life, how people's life in different environments, cultures. And this is a story about indigenous people in Russia at Kola Peninsula in the Arctic region. So it's about Sami people and the daily life, their modern life, because before they were reindeer herders, they lived in the tundra, and now they are living in with buildings. And so this picture was very important for me to show the modern life and also the impact of climate change. So it's a lot of stories on this picture, and I'm very touched that this picture was chosen. Thank you very much, and thank you for Trieste Festival. I'm very happy to discover your festival, to be the guest this year, and to discover a lot of good photographers too, and make new friends. And thank you very much. Thank you. I'll try to say some words. Iniziamo con Patrizia Calì. Ah, okay. Grazie, molto contenta di essere qui, anche un po' sorpresa. Questo è semplicemente un rarissimo momento di legame fra mamma e figlia adolescente, che praticamente non capita più, dove ci siamo messi a giocare con una cabina telefonica dal sapore un po' retro, un momento di intimità. Grazie mille. First of all, thank you. I'm very happy to be here.
to be invited to participate in this contest to see such a beautiful city in Italy. Actually, it's not a photographer who need to who should speak about the shot. It's a photo who speaks. Do I need to say something about the picture? I mean, I know this. There are always such questions: is it was staged photo or no? But I am a documentary photographer. I don't make staging, you know. And it's all my pictures. It's a really moment. It's a unstaged moment as it is. So it's a real straight photo. But it was a gift from the heaven. Grazie a tutti. Questo sono io. Sì. Prego. Cioè non sono io, è mia nonna in realtà. Infatti volevo presentarla a tutti. Infatti ringrazio anche lei perché mi ha detto che lei non è mai uscita dall'Italia e grazie a questa foto è stata in Australia, in India, adesso qua e quindi niente, lei ha vissuto in questa casa per quasi 80 anni e niente, è un onore, quindi sì, sono molto contento di questa foto che è stata fatta durante la pandemia, cioè appena dopo, ed è stato un momento di rincontro con lei e le avevo promesso che se ci fossimo rivisti, perché erano tempi un po' così, le avrei scattato una fotografia e questa è. Grazie. Rimon Mia. Sakul Chai Sikitikul. Stanislav Sitnikov. E il primo premio della sezione Streets va André Ramos Palacios. In realtà lui è in città, ma non è qui in questo momento, se non ho... Quindi è come se lo avessimo qui. Sì. Invito quindi i premiati adesso a raccontarci delle loro fotografie. Quindi, honorable mention, abbiamo Francesco Armillotta. Poi abbiamo tra i presenti Charles. Is it? Yeah, ok. Pierpaolo Mittica, Nurlan Tahirli. Alessandro De Luigi. E Alessandro De Luigi. Eccoci qua, perfetto. Direi di iniziare da Pierpaolo Mittica, così risaliamo poi. Beh, intanto grazie veramente per tutto. Veramente tutto. E vi racconto brevemente come nasce questa fotografia. Questa fotografia si intitola Blackout a Kiev. Mi trovavo a Kiev per documentare la guerra, questa guerra assurda che sta succedendo in Ucraina. E sono andato a raccontare l'inverno ucraino e come affrontavano le persone la
guerra, durante i blackout energetici. E quella notte è stata una notte molto movimentata, nel senso che sono stato svegliato alle 2 di notte da un botto tremendo e poi ho scoperto la mattina dopo che un drone aveva colpito un palazzo a 300 metri da dove alloggiavo io, e per circa 4 ore Kiev è stata sotto attacco di droni, missili eccetera eccetera, quindi è stata una notte parecchio movimentata. E mattina presto mi sono affacciato alla finestra per vedere come ogni giorno che tempo c'era, per valutare la giornata fotografica, e ho visto questa scena qui praticamente dalla camera dove alloggiavo. E la scena è una luce che esce, era un blackout totale a Kiev. Di questa zona c'era una sola luce che usciva da questo negozio, perché è generata da un generatore elettrico, quindi è l'unica cosa che esisteva in quel momento, questa luce da questo generatore elettrico. C'era una tempesta di neve molto molto forte e c'erano poche persone che giravano, ed era una scena totalmente assurda, nel senso che era una scena che mi si è presentata agli occhi molto molto poetica, molto qualcosa di veramente poesia pura, e in una situazione di guerra totale. Era appena stato un attacco missilistico di droni durante la notte, e invece la mattina c'era questa scena incredibile di poesia. E è un po' la speranza di questa guerra, che finisca prima possibile e ci possa dare un attimo di tranquillità, soprattutto a tutte le persone che conosco lassù. Grazie. Nurlanna, prego. I was visiting my friend's family in Turkey. I was in Turkey. And they wanted to show me city. Actually, I didn't expect anything new I can see in the city which I have been before. And when my friends take me to show a city, I don't expect to get some very good shots because I'm not free. I depend on them. The time consuming, I can't go anywhere except where they show me. But when we're walking there, I know that I have been there maybe 5 years ago, but I never realized such scene. And that time, the weather condition was actually not good. It was raining before when we were in the city. But at that time, when we were walking, I realized the light coming back of the people. And I saw maybe it's going to be a very good picture. And after I took, I saw that, actually it's much more better than I expected. And the one thing I didn't realize before taking pictures are the light stands. As you see, they are very very short. It's not usual. They don't be like this. The reason is the people are working on the wall. And this wall is built over the sea to block the sea waves, because there is a marina there, the yachts are coming, and people are walking there, and these street lamps are coming on the ground just far below. So the whole scene is resembling a cartoon, like not real. That's why it's called Cartino. Thank you. Grazie, volevo ringraziare Urban e comunque anche alla giuria, grazie. Questa foto scattata a San Siro, questa è una tradizione popolare che ricorrendo alla festa della Madonna del Soccorso, ci sono questi fuyendi, vengono chiamati, e loro come tradizione corrono dietro questi fuochi pirotecnici, batterie, e alla fine di questa cosa qua loro come premio hanno queste scottature, bruciature sulle maglie, è una loro tradizione. Le difficoltà, diciamo, di queste foto non sono i fuochi ma l'onda umana. Grazie. Thank you. I'm very proud to be here because the level is very high, so that's why I'm very proud to be part of it. Anyway, usually I'm not
talking a lot about my picture because I think that too much explanation kills the imagination. So enjoy by yourself. Dunque, io ho scattato questa foto a Rimini un anno fa durante l'esibizione delle Frecce Tricolori. Eravamo in spiaggia, questo bambino mi ha subito attirato la mia attenzione perché, contrariamente alle altre persone, entusiaste, eccetera, era salito sopra questo scivolo di un pedalò in riva al mare e assumeva queste posizioni un po' di fastidio, appunto si tappava le orecchie e ho colto appunto il momento in cui le frecce erano dietro di lui in questa evoluzione, diciamo. Bene. Sono molto contento di essere rientrato nella shortlist dei vincitori e ringrazio la giuria, ringrazio tutti. Grazie. Conclusa la selezione delle foto singole di Urban, ora è il momento per decretare il fotografo vincitore della sezione Urban Photo Arena dedicata agli Under 35. E ieri sera alla Sala Xenia si è svolta la semifinale, si sono sfidati Romain Miot contro Simone Bordieri e Jason Gaou e Youssef Nasser. Sono passati alla finale Romain Miot e Youssef Nasser. Non sono presenti. La foto vincitrice, ieri sera i due finalisti sono stati selezionati da una giuria composta dai nostri ospiti, quindi Laura Zalenga, Jérôme Sestini e Kadir Valuiz. In questa sera il vincitore del contest dedicato agli Under 35 sarà proclamato da Alex Sott. Hi Alex. Hi. Okay. We are talking about Urban Photo Arena winner. You have to choose from the two selected I sent you. Yes, of course. Is now the moment? Yes, yes. I'm showing the two photos. The one of Romain Miot, the black and white becoming an adult, and Youssef Nasser, man. Yeah. Yeah. I mean, this was a really interesting experience choosing between these two because they share qualities. You know, they both have this great light, and then there's the smoke in one and the dust in the other. They have a similar kind of atmosphere. But I had to make a choice, so I went with Miot, with the black and white picture. Miot, thank you. And as to why, I mean, it's... I mean, they're both extraordinary pictures, but it was just the, there was some sort of mood, and the depth of field with the smoke has this mood, and it was my choice. Okay, that's good. And the first prize goes to Miot. Okay. Yes. We can delete the other picture. Now we are calling the four first ranked in single pictures. Okay. I still try to make some webcam work, but... Oh, wait, oh, we have it. Oh, go. Oh, thank you. We have nice stairs in the middle, and people there. And also there is Kadir, Jérôme, Laura,
There. Hello. Hi. I wish I could be there in person. Well, next time. Next time. Now you see what it looks like. You enjoy after dinner. Yeah. Okay. So, Urban winner overall selected by Alex Sop. Can the two first rank come over? Chiameremo Natalia su Saprunova and Graziano Panfili. We have the first rank from people and from spaces. Graziano. Mm-hmm. You can see. Where is Graziano? I dropped. That is Graziano coming. Ah. And there is Natalia. Natalia, say hi to. Where are you? Say hi to. Okay. Hello to you both. Okay, let's go back. We can do this. So. Share screen again. Okay, Urban winner. So we have first Andrea Ramos Palacio, first of streets. Then Natalia Saprunova, first of people. Graziano Panfili, spaces, and Andre Botto, creative. So, I will move the slide and you will tell us. Okay. Okay. I wish I had an envelope. An envelope. three, two, one, go. The drum roll. Yes. And the winner is, yes, exactly. Natalia, congratulations. I spent so much time working on this, but yes, congratulations, Natalia. So, the question is why? The question is why? Yeah, well, so I wrote a small thing. Maybe I'll just share that with you. You want to share the screen? Oh, no, not share the screen. I'll just read what I wrote. So the danger of judging art is that it creates the misconception that there are quantifiable elements of greatness. If anything, the technical perfection that we look for in sport is a hindrance when it comes to art. Natalia Saprunova's winning photograph is the perfect example. The composition is not about the golden ratio or rule of thirds. What we see instead is just a subject in the middle of the frame. But even the centeredness is imperfect. Not to complain about your picture, Natalia, but maybe I would have done it with more foreground or whatever. It doesn't matter. What matters is that, like the subject it depicts, Saprunova's photograph is about real life, not perfection. It's about four distinct but ordinary children standing in a specific but unexceptional location. And yet, for all of this specificity and ordinariness, there is an aura of the archetypal. I'm reminded of August Sander's iconic image of three young farmers and the classic illustration of the march of progress from primate to man. Saprunova's photograph simultaneously describes an average summer day while conjuring deep feelings about childhood and the passage of time. There you have it. Thank you. Thank you so much. Oh, wow.
Good. Okay. Any questions? She cannot speak anymore. Okay. You want to say something? Microphone. Thank you very much, Alec. I'm very touched. I said it before you were online, but I would like to tell you in direct. I'm very touched because I admire your work and I learned a lot from you. You don't know this, but I'm very happy to share it with you. And I'm very honored that you choose me for this prize, and especially about people, because I know that people are also the heart of your photos, and I'm very honored. Thank you very much, and encourage me to continue my work. Thank you for your description of how you appreciated my photos. So thank you. I'm very touched. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Then now we move on. Okay. And we're going to invite our festival art advisor, Vincenzo La Bellarte, who would like to ask you a few questions. This is Vincenzo. Now, maybe I will, do you want to see Vincenzo or you prefer the public? It doesn't matter. It's as you wish. Or maybe Vincenzo can stay in front of the public. No, you can stay here maybe. With the public. Okay. But okay. I have a question before Vincenzo. Okay. Yeah. Where did you find the background for Zoom? I want to. I like the background. I think most of us are familiar with your work, but for those who don't know your pictures. It's a little hard to hear him. I'm sorry. Do you hear me now? Yeah, but the microphone is not nearly as good as the other one. Oh. Yeah. Yeah, that one is so much better. The one where you're... Yeah. Maybe it's the... Prova. Do you hear me now? It's better? No, I think you have to sit here and speak. Okay. Yeah. Because you're listening from the computer. Yeah, it's so much better from the computer. Yeah. Oh, okay. I see you. A million times better. Okay. Yes. Yeah. Perfect. Hello? Okay. Do you yes. hear me? Oh, okay. Yeah, perfect. I was saying that most of us are familiar with your work here, but for those who don't know your pictures, I'm going to read a brief biography of yours. And just to say that Alec Soth's work is rooted in the American photography tradition that Walker Evans famously termed documentary style. Concerned with the mythologies and oddities that proliferate America's disconnected communities, Soth has an instinct for the relationship between narrative and metaphor. His clarity of voice has drawn many comparisons to literature, but he believes photographies to be more fragmented, more like poetry than writing a novel. Much of Soth's work is tied to an interest in the photo book, and in 2008, he started his own publishing company, Little Brown Mushroom. His major series have all become critically acclaimed monographs such as Sleeping by Mississippi, Niagara, Broken Mowell, I Know How Furiously Your Heart Is Beating, Gather Leaves, and A Pound of Pictures. So I just want to ask you a pair of questions about your approach to photography. And speaking on narrative, for example, nowadays there's a lot of talk about photography and storytelling. But in your work, these relationships to be very subtle and complex, because your pictures tend to give a lot of space to the viewer, and the caption in your books are often gathered at the end of the book. So there's also a quote from Walt Whitman at the beginning of A Pound of Pictures that says, "The pictures addresses themselves before all. What a spectacle." Can you tell us something more about this kind of approach?
Sure. I mean, the main thing I would say is that I struggle with this issue of narrative to this day. I don't have answers. I feel like a student, where I'm always wrestling, because I want narrative. I want storytelling. It's so powerful. I'm jealous of filmmakers and novelists. But so every time I do a body of work, I crave narrative, and then at some point I have to let go of it and accept the photographs as their own universes. That quote by Walt Whitman, it's funny. I would love to be Walt Whitman to have that openness of spirit. But I struggle. And if there are photographers out there that struggle, I am with you. Okay. Yeah. I think that many of us are struggling now. So, and another question is about the relationship between modernity and photography, because one of your early projects was From Here to There. This was a series inspired by hyperlinks and web surfing at the beginning of the internet era, while now we live in a society overwhelmed by technology. And how do you think, and which is the role of photography and photographers have in nowadays society, and is something has changed during your time between From Here to There and now? So photography as an art form is connected to technology, much more so than, painting or something like that, where it's always been linked to technology, and it's always had to transform itself with that technology. I happened to come in at the time just before the internet and experience that change to digital technology. We've been in the midst of this other change with social media and so forth. And to fight it is a losing battle, I feel. And I remember, so I'm a member of Magnum Photos, and I remember when I came in watching older photographers fighting against these changes. I sort of made a promise to myself that I would not fight it when I got older, and that's now happening, and I have a desire to fight it, but I just accept it and ride the wave like everyone else. What does it mean? What is the role of a photographer now? I mean, I'm not a theoretician. When I start trying to answer that question, I get in trouble. I prefer just to live in the world of my own picture making and enjoy the ride. Okay, thank you. Thank you very much. And just a last question, because speaking of struggling, a question that I catch up from the people here, from other photographers, who ask me to ask you, how do you keep alive your passion for photography? And how do you keep alive your creativity? I mean, this kind of relates to the last question, because I remember really when social media was started and photography was changing radically, I started becoming quite cynical about photography. And I would stand in front of an audience like this and complain about how there are too many pictures and that sort of thing. And then I would be at a school somewhere, and I would encounter a student with their first time in the darkroom, that the first time they developed a roll of film, and that absolute sense of wonder that they had. And that hasn't gone away for those people. And so what I have to do again and again is try to put myself in that place, to remember the beginning feeling when I first started,
the thrill of just going out in the world and looking through the viewfinder and seeing things. And it's so easy to lose that. So I have to quiet myself and enter that space, that kind of beginner space, really. Okay. Yeah. Thank you very much, Alex. So that's enough. Yeah. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. So now do you turn me off? We are going to announce the best Trieste for today's author. First edition. It was Urban Best Author, but mm-hmm. It became Urban Press Award, and we have this new prize. And the 2023 Trieste for Best Author is? Wait, it's not working. Okay. Ta-da! Natalia Saprunova! She's back. She's back again. She's best author because formerly she won as a first prize together for 71% state award. And then you selected her. So the main project we have, and you chose her. So there was no other option. It was not possible. So congratulations. You want to say congratulations. Do I want to say something? Or no? Okay. Meanwhile, she's being photographed by Duccio. This is Duccio. Duccio. Hello. I will share the screen the last time for you. Okay, one second. Okay. Oh, he went into the background. I have to take a picture of Natalia. Oh, okay. Natalia, come here. Because there's a lot of light. Natalia, down. There we go. Good. Congratulations. Project. Yeah. And now, since we are finished, we want to thank you because we have to go party. All right. Thank you also. Have a wonderful party. Thank you so much, everyone. Thank you. Bye-bye.